Presto i responsabili saranno assicurati alla giustizia, ne è convinto Aniello Gioiella, ex consigliere comunale di Castel San Giorgio che la notte tra sabato e domenica, mentre le lancette passavano avanti di un'ora, si è ritrovato davanti agli occhi una scena da brividi, la sua auto, una Fiat Fremont di colore grigio, completamente avvolta dalle fiamme. Il fatto è avvenuto proprio sotto casa di Gioiella, in un parco di via nazionale a Nocera Superiore. Tanta paura tra i residenti, che sono stati svegliati dallo scoppio di alcuni pneumatici della vettura e dal fumo acre che si levava col passare dei secondi, così come già abbiamo anticipato ieri. Sul posto subito i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme e immediatamente anche effettuato i primi rilievi per accertare se l'incendio potesse essere stato provocato da fattori esterni, cioè doloso, oppure da cause accidentali. Tutto lascia pensare però alla prima ipotesi, tanto che Gioiella, come si diceva, è sicuro che le forze dell'ordine procederanno molto presto a dare un volto al responsabile o ai responsabili del fatto. Nelle ore successive sono giunte anche le parole di solidarietà di molti esponenti politici di Castel San Giorgio, dei cittadini e di alcuni esponenti del partito Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale di cui Gioiella fa parte. Fare luce sull'episodio al più presto è quello che auspicano Alberico Gambino, consigliere regionale, e i rappresentanti di Fratelli d'Italia, Nanni Marsicano, Ugo Tozzi, Imma Vietri, oltre al coordinatore regionale Antonio Iannone. L'onorevole Edmondo Cirilli ha così commentato in una nota ufficiale: «Sono certo che si farà presto chiarezza sull'accaduto, che richiama alla mente un altro analogo episodio, successo nel novembre scorso, l'incendio dell'auto del candidato sindaco di Castel San Giorgio, Michele Salvati. È necessario capire se ci sono legami tra le due vicende, visto il clima poco sereno che da qualche tempo c'è in città». Effettivamente, sulla vicenda piomba come un macigno il fatto che un altro esponente del partito Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, cioè Michele Salvati, tra l'altro candidato sindaco a Castel San Giorgio, avesse dovuto far fronte sotto casa sua a Trivio all'inizio di novembre dell'anno scorso alla stessa situazione. La sua Ford completamente distrutta e quelle parole tenere ma anche arrabbiate di Salvati quando indicava quasi in lacrime la presenza in auto del sediolino per il suo bambino tutto bruciato.